mangiafuoco sono io. E benvenuti allo spettacolo delle paranette, signore e signori. Paganti, mi raccomando. Paganti. Iniziamo la serata subito con la mia marionetta preferita. La marionetta Chiara. Dove è Chiara? Vieni, bella, vieni. E mi raccomando, signori, mi raccomando, signore e signori, paganti. Regia, musica per favore. Buono. Forte della casa, il primo, l'unico, l'assoluto burattino wireless, signora, quello senza fili perché sono punta alla hobby. Insomma, li fai punta alla hobby, signora. Insomma, lui lì. Ecco là, signore e signori, Pinocchio! Siamo qui da altre porte, ci incontriamo! Su, mi comando lì, guarda che gli applausi, su! Mangiafuoco
subito attratto dalle spiccanti particolarità di Pinocchio, l'unico e mai visto prima burattino senza fili. Così decise di renderlo il vero protagonista del suo spettacolo. Ma quando la festa ebbe fine, il crudele mangiafuoco lo rinchiuse dentro una gabbia per non farlo scappare. Ma, per fortuna o per destino, chissà, durante la notte la buona fatina raggiunse Pinocchio, che oramai era già in un bagno di lacrime, rimproverandolo di non essere andato a scuola. Lui raccontò che quella era stata una storia sgangherata. Ma la fatina, non credendo a quelle parole, disse: «Le bugie, caro Pinocchio, hanno le gambe corte e il naso lungo, come te». Ad un certo punto ecco di nuovo che il gatto e la volpe, avendo prima premeditato il tutto, convinsero di nuovo Pinocchio ad andare con loro. Ma questa volta lo avrebbero condotto in un luogo magico e fantastico, il paese dei balocchi, laddove esiste la vita facile, niente scuola, compiti, impegni, ma solo giochi, amici e tanto puro divertimento.